Il Covid non ferma la campagna Usa la bicicletta in sicurezza, ideata dall'amministrazione comunale di Gallarate e rivolta ai bambini delle scuole primarie. La pandemia e il pericolo di contagio hanno impedito di replicare la bella iniziativa al Teatro Condominio, diventata una vera e propria tradizione per la città e che negli anni scorsi ha visto la partecipazione del campione Ivan Basso. Ma per i piccoli studenti delle classi quinte di tutti gli istituti cittadini sono stati realizzati dei simpatici libretti che hanno l'obiettivo di insegnare a rispettare le regole della strada e a muoversi in tutta sicurezza. A rendere più completo il progetto, la collaborazione preziosa della Polizia Locale, che proporrà in aula delle lezioni proprio volte ad educare e responsabilizzare. Tutti e quattro gli istituti comprensivi della città sono stati coinvolti. L'iniziativa ha preso il via alla Scuola De Amicis in via Coldilana. Ad entrare in aula, insieme alla Polizia Municipale, l'assessore alla sicurezza Francesca Caruso, prima promotrice del progetto, e il sindaco Andrea Cassani. Oggi siamo qui a Sciarè, Cedrate, ma faremo tutte le scuole di tutta Gallarate, tutte le quinte, cioè quelle classi dei bambini che l'anno scorso purtroppo a causa del Covid non sono riusciti a partecipare alle iniziative che facciamo tutti gli anni, quindi a teatro e poi verso l'estate, insomma in primavera, anche la prova pratica con cui diamo il patentino per il ciclista, insomma il piccolo ciclista. Purtroppo non hanno potuto partecipare a questi eventi, quindi noi abbiamo riassunto tutte le regole, quindi le regole per andare in giro in maniera sicura sulle nostre strade, in un libro che stiamo distribuendo a tutti i bambini di Gallarate. È stato fatto dall'amministrazione comunale, ci sono tutte le regole che abbiamo studiato che abbiamo progettato in questi 5 anni insieme alla Polizia Locale e Ivan Basso, e le abbiamo riassunte tutte in un libro che appunto diamo ai bambini, che è un libro utile sia per i bambini che per le famiglie, perché comunque ci sono anche le regole per andare tutti in maniera sicura, quindi per tutti gli utenti della strada, quindi per ciclisti, per i pedoni e per gli automobilisti. Il progetto gallaratese ha ricevuto molti riconoscimenti che dimostrano la sua validità. Ricordiamo ad esempio il Premio Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, come miglior progetto nazionale sulla sicurezza stradale.